Avete finito di vendere? Buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera. Certo che dopo i fratelli Parmiani, un bello scherzetto che ci hai fatto. Siete per ultimi. Quest'altra volta chiamano, non so, Benigni. Comunque vi siete divertiti, immagino così. Cioè, sono bravissimi, io tutte le volte che li vedo sono bravissimi. Siamo contenti che vi siate divertiti. Almeno voi. Perché noi qui in realtà stiamo soffrendo. Cioè un po' perché sono i fratelli Parmiani, noi dobbiamo fare... E un po' perché in realtà il nostro manager, che ci dice sempre fate cose divertenti anche voi, la gente deve ridere, ma io non ci credo, noi non lo so. Noi siamo in cassa integrazione, facciamo questo spettacolo per sbarcare il lunario, così tra una casetta e l'altra. E il manager, che è un ex delle presse, ci dice sempre fate cose divertenti, la gente dai... Poi così avrete successo, ma io non lo so, noi non avremo mai il successo, noi rimarremo sempre qui, tra lo sfacelo totale, il lavoro che non c'è più. Poi cosa serve il successo, la notorietà? Servirà a raggranellare un po' di soldi, servirà a cuccare un po' di più, ma dico, ma è sufficiente? No, dico, è sufficiente. Lo dicono anche loro, non è più sufficiente. Perché io ho qualcosa che si scretola dentro, io ho un vuoto che avanza, io ho bisogno di rifarmi ai valori veri, i valori arcaici della terra, del folklore, come stasera qui, i valori anche della resistenza, perché no? Chi sono diventato e il mio io si infila in un dedalo di strade, non riesco più a ricordarmi. Ma chi sono? Ma chi è questo qui? Ma questo sono io. No, non sento. Ma sono io. Come è cambiato? Tutto che cambia. Il folklore, la terra. Che cosa? Che bella. Sto già meglio. Come sto bene? E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, so cumpre la cai campagna a so stupe a so stupe a so stupe cic tac cic tac a so cumpre la cai campagna ma lo ancora da pagne am set un fior e sta rumagna a so stupe a so stupe a so stupe cic tac cic tac am set un fior e sta rumagna da un stavca te dove is la testa e mi pretros a so stupe a so stupe a so stupe cic cac cic cac per da plez a venin slos ca tvoi felici vine le proprie ve le una cucagna ande spighe ande spighe ande spighe cic cac cic cac e cun e cun in clerba Spagna a voi propri dormite e tutti
tutti quelli che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, tutti quelli che passeranno mi diranno ci stupe, mi diranno ci stupe, mi diranno. Gli scioccherini di Pagliacavallo, grazie, grazie, buonasera a tutti, grazie, ciao. Fate un bis tutte quanti. Un'etra, ancora, ancora. Comunque, grazie per tutto. Dall'11 al 14, la musica delle aie, comprate sette sere, abbonatevi a sette sere. Allora, visto che siamo nei temi del lavoro, possiamo fare questa canzone che fa parte di un repertorio arcaico, dialettale, quando noi eravamo giovani, perché poi il dialetto in realtà, diciamo, fa anche un po' parte della... del mito di quando eravamo giovani, in realtà non è vero, ma nella nostra mente è un po' così, ti ricordi quando eravamo? Questa canzone l'abbiamo fatta 25 anni fa, e tratta il tema del lavoro, perché il lavoro, Romagna, lavoro, dialetto, poi è una cosa che poi deve andare di pari passo, perché la Romagna è stata una terra di lavoro, noi siamo lavoratori più o meno, insomma, una cosa così. Vabbè. Per esempio, allora occupiamoci di questo un tema questa sera, per esempio l'antinfortunistica. Voi direte, ma che ce ne frega dell'antinfortunistica? No, così, è un tema come un altro, perché in realtà dietro c'è tutto un mondo. Secoli di lotte, i lavoratori erano vessati, non c'era la salvaguardia, non c'era la protezione sociale, soprattutto c'erano le società di mutuo soccorso, non c'erano neanche i sindacati una volta, così. E allora, per esempio, secoli di lotte, poi c'è stata la famosa DPR 547, una cosa storica, no? Perché si è introdotto finalmente quello che era la salvaguardia del lavoratore, poi la legge 626, la legge 81, adesso sulla sicurezza la fa anche te, fai ragioniere, di la verità, no, l'hai fatto anche te, perché ti sei fatto male, vero? Hai avuto un infortunio, cosa hai fatto? Lavoro in banca, sono tagliato una carta a 100 euro. Ecco, questo si è tagliato con una carta da 100 euro, un grande applauso, così. Questo è la... è vero, no, ma ci credo, non ci posso... Allora, vabbè, è un taglio grosso, con quelli da 2,50. Lui è uno che fa le vignette, quindi vabbè. Allora, l'antinfortunistica, la 626, però c'era anche quello che riguardava tutto quello che era la protezione degli indumenti, il casco, i guanti, le squadre da lavoro, tutto quello che erano anche gli occhiali, così. Ma cosa c'entra adesso il CRAL? E dove si va? Oh, ma no, le crotte di Frassasi. E chi viene, scusami? No. Dlufezzi, segnami. No, vabbè, voglio dire, sì. però anche l'antinfortunistica non riesce a proteggere quello che in fondo è l'organo più sensibile e delicato di ogni operaio, che è il Q, no, lo so cosa sta dicendo, lo so che lei vuole entrare nella classica trita retorica, come mai sempre il culo agli operai, no, non è questo, no, per una volta non è questa, così, in realtà l'organo di cui voglio parlare è il cuore, ma perché il cuore deve essere sempre solo patrimonio di nobili, affranti o demaciati, di artisti, bohemien ed erabondi. Noi operai rivendichiamo la nostra fetta di struggimento, sì, perché il cuore in fabbrica, vuoi il contatto di sudore, la promiscuità, i turni, il lavoro, la vicinanza, possono nascere dei flirt, possono nascere delle storie, così anche tra uomo e operaia, o tra operaio e operaio, insomma, non si sa mai, adesso non stiamo qui a... è come tutti gli amori romantici che si rispettino, però non possono non essere permeati di quell'alone oscuro che è così vicino all'abisso. Ascolta, abisso, come fai con i miei tennis?
No, il torneo di tennis no, l'ho detto tante volte, il torneo di tennis non è uno sport operaio, è uno sport borghese, se fosse un torneo di calcetto, vabbè, le bocce ancora, scala 40, così, no, no. Il tennis non mi ci vedo, là, il ragioniere, ecco, lui lo può fare, lui fa il ragioniere, il servizio è il suo, queste cose così. Ma adesso, voglio dire, adesso non sarà uno sport operaio, però ogni... Lo sport ogni tanto fa bene, ecco, segnami. No, voglio dire, possono nascere delle storie un po' incasinate. Andiamo quindi con la ballata di Wanda, la carrellista, egisto e radiatorista. Ballata per chitarra e scarpa antinfortunio. Wanda, 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 tamens già sei di gros. Tam le strette in temule, tu me twinte totros. O oh, mia Wanda, Wanda, barururu. Tam le strette di gro. Baby, 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 con te me proprio un po'. Se l'amore a noppie è troppo pericoloso. O oh, mia Wanda, Wanda, barururu. Tam le strette di gro. Le tride stat menga. Casse messi in sé, l'è la terza volta, con toc 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 andere del, prema con e trapan, adesso con e martello, so che ste tre volte, tan finesco ne care, o mia banda banda, ma du du du, ta messa se di gro. Banda banda banda, a sotto ta ma che. Stambu bene, ne so più, asso un po' di spare. Oh mia Wanda, Wanda, banururu, ta messa se di gro. Baby, 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 sa scorco ne padron. E dischè gli è fantasei, prende sotto il furton. Oh mia Wanda, Wanda, banururu, ta messa se di gro. Stasera c'è c'è dolce e ho mempiste con te, invece la mattina un toc 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 e scappè, prema cune trapan, adesso cune martella, so che ste tre volte, tan finesco ne carello. Oh mia Wanda, Wanda, barururu, ta messa se di gro. Wanda, 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 quest'amore è dangeroso. San smita non toccherà l'esauri mezzo nervoso. Oh mia Wanda, Wanda, barururu, ta messa se di gros, e di gros, e di gros, ta messa se di gros. Oh. Eccoci qua, grazie! Ciao! I patacca della qualità, eccoli qua. Grazie a tutti, è finita davvero. Buonanotte.